primarie sì, primarie no. Sembra essere questo lo stallo che continua a bloccare centrosinistra e pentastellati lucani sulla scelta del candidato presidente alle prossime regionali. A Potenza, negli spazi di Godesk, sono tornati a riunirsi i leader delle principali forze politiche opposte al centrodestra, proprio per fare sintesi e provare a convergere sulla candidatura del re delle coppe bianche, Angelo Chiorazzo, o su un'alternativa, ma in grado di tenere unito e soddisfare tutti gli attori del tavolo. Né veti né imposizioni. Il Movimento 5 Stelle oggi si siede al tavolo con spirito di, costruttivo, come abbiamo sempre avuto. Né veti su nomi, però nemmeno imposizioni sui nomi. Io penso che se oggi ci armiamo di serietà, onestà e spirito di condivisione, oggi usciamo con un grandissimo risultato. Primarie no, abbiamo spiegato anche i motivi. Non veniamo oggi a dire no alle primarie perché abbiamo già detto, già motivato. Siamo qui però per costruire, per condividere, per ascoltare e per discutere. Assolutamente sì, il Partito Democratico si è espresso più e più volte sulla valutazione positiva sul dottor Chiorazzo, che riteniamo una candidatura assolutamente forte, espansiva e che possa allargare la base elettorale del centrosinistra classico, per cui siamo comunque disponibili a discutere di regole, di metodo e aperti assolutamente allo strumento democratico per eccellenza che sono le primarie di coalizione, per cui ci auguriamo di poter trovare insieme a tutto il resto del centrosinistra un metodo per andare avanti insieme, fondamentale anche per vincere contro un governo di destra che ha governato malissimo questa regione.